Allora, Luca Borsari, a sostegno di chi ha bisogno, si unisce alla Caritas. Come nasce questo progetto? L'agricoltura, coordinata da Coldiretti, si è impegnata, visto che non si è mai fermata, a dare un sostegno alle famiglie che ne hanno più bisogno, visto il momento difficile causa Covid. Quindi il nostro impegno è di raccogliere la buona volontà degli agricoltori e delle aziende collegate a Filiera Italia, creare delle confezioni che possano aiutare quelle famiglie che purtroppo in questa situazione hanno un problema e l'agricoltura cerca di guardare, oltre all'impegno quotidiano di lavorare i campi, anche di mantenere un aiuto anche al territorio, che sicuramente in questo periodo purtroppo ne soffre. C'è già qualche numero che potete dare su quante pacchi avete fatto, su quante persone aiuterete? Allora, noi siamo partiti all'inizio della pandemia, questo è un percorso ulteriore che viene fatto anche in collaborazione con il governo Draghi, che appunto ha ulteriormente sponsorizzato e ben accettato questa iniziativa di Coldiretti. Adesso io sinceramente i numeri totali direi che siano intorno alle 20.000 famiglie, però stiamo lavorando e quindi Su Modena, ma le previste su tutto il su territorio. tutto il territorio, su tutto il territorio nazionale, perché noi veniamo coordinati da Roma e quindi come tale prendiamo quello che hanno considerato giusto che venga sul nostro territorio e noi ci impegniamo a distribuirlo con l'aiuto delle organizzazioni locali che conoscono e ci possono indicare meglio dove poter portare il nostro aiuto. C'è qualche manifestazione di affetto, qualche riconoscenza che avete in particolare per questo progetto? Credo che non sia tanto questo che cerchiamo, ma sia il nostro aiuto al territorio. Quindi il nostro impegno è di portare alle famiglie che ne hanno bisogno un segnale che l'agricoltura italiana non è solo un cibo di qualità, ma è anche un fattore psicologico che possa aiutare in una giornata cupa come oggi e triste per causa di forza maggiore, mangiarsi una fetta di parmigiano e bere un bicchiere di buon Lambrusco del nostro territorio. Pensiamo che possa essere un qualcosa in più. Federico Valenzano, c'è un bisogno che si diceva prima è forte e crescente. Qual è la situazione in questo momento, aprile 2021 a Modena, che vedete voi? Allora, l'incremento che noi abbiamo registrato progressivamente è attorno all'11%. Le Caritas parrocchiali ormai sono arrivate solo nella città di Modena ad aiutare oltre 4.700 persone e circa 1.250 nuclei. E il magazzino che vedete alle mie spalle nasce per volontà di Caritas diocesana di supportare le Caritas parrocchiali e continuare quel percorso iniziato con il primo lockdown dello scorso anno di una conoscenza delle persone relazionale, cioè dentro le relazioni e diretta, per incontrare le persone oltre i loro bisogni e cercare di immaginare con loro dei percorsi che siano evolutivi, costruttivi, emancipativi anche della loro condizione di fragilità. E per questo ringraziamo molto l'iniziativa di Coldiretti e di tantissimi altri donatori, ma un'attenzione particolare va ai produttori locali, perché da parte di Carità Diocesana c'è la volontà, da un lato, di rappresentare e animare il territorio facendo comprendere le fatiche che incontrano tante famiglie, soprattutto numerose, soprattutto con stranieri e tanti bimbi, ma anche anziani soli, italiani, mamme in difficoltà. Per